Ritrovati a tutti, oggi vi presento il preludio numero 1 di Carulli. Prima di parlare del preludio numero 1 di Carulli, vi voglio parlare di un signore che ho conosciuto, che abita a Longiano in provincia di Cesena e si chiama Federico Bisulli. Questo Federico Bisulli fa il luttaio per passione, ma veramente per passione e devozione verso la chitarra. Costruisce delle chitarre meravigliose. Questa chitarra qui l'ha costruita lui, ma la cosa bella e interessante è stata che la chitarra l'ha costruita in base alla mia mano, perché la mia mano non è grandissima e quindi tutte le chitarre classiche che ho avuto con un manico di 51 ho sempre avuto molte difficoltà nel barré, soprattutto nel barré, mentre questa chitarra me l'ha costruita in base alla mia mano. Federico Bisulli, sei un grande. La chitarra suona molto molto bene, il prezzo è sicuramente abbordabile, non è un prezzo perché, come dice lui, lo fa per passione. Costruisce chitarre acustiche, folk, classiche, elettriche, dei bassi, ma per passione. Si mette lì ed è un precisino, cura tutti i particolari, come giusto che sia un luttaio, non è che fa però veramente bisogna andare a conoscere Federico Bisulli a Longiano in provincia di Cesena. Adesso mia figlia vi presenterà i materiali che ha usato per costruire questa chitarra. Ciao a tutti, oggi vi leggo tutti i materiali che Federico Bisulli ha utilizzato per costruire questa chitarra. Tavola, abete val di fiemme, fondo e fasce, palissandro indiano, manico, caia, tastiera, ebano, ponte, ebano, scala, 650 mm, 49/58, misure, 49.3, 37.5/290, 9.8/9.4, meccaniche, scaller dorate HG1, corde Savarez Alliance. Grazie a tutti, ciao! Molto bene, grazie Lucia e grazie Federico Bisulli. Ora andremo a vedere il preludio numero 1 di Ferdinando Carulli. 16 battute, tonalità Do maggiore, tempo 4 quarti. Prima battuta Do maggiore. Il dito 3, terzo tasto, quinta corda, Do. Sol corda libera, dito 1, primo tasto, seconda corda, nota Do, mi cantino corda libera. La mano destra suonerà sempre pollice, medio, anulare, indice, medio, anulare, pollice, medio, anulare, indice, medio, anulare. L'indice sempre la terza corda, il medio la seconda corda e l'anulare la prima corda, tranne che nella battuta numero 9 dove l'indice suonerà la quarta corda, il medio la terza corda e l'anulare la seconda corda. Il pollice la nota dell'accordo, in questo caso è il Do, e il Do lo troviamo nella quinta corda.
poi la seconda corda, prima corda, terza corda, seconda corda, prima corda, quinta corda, seconda corda, prima corda, terza corda, seconda corda e prima corda. La mano destra avrà sempre questa figurazione, quindi la seconda battuta è sufficiente portare il dito 1 al primo tasto del mi cantino la nota e fa. La quarta, la terza e la seconda corda sono corde libere. Questa volta il pollice parte con la quarta corda. Seconda, prima, terza, seconda, prima corda, quarta corda, seconda, prima, terza, seconda e prima corda. La battuta numero 2. Battuta numero 3, per la mano destra non cambia assolutamente niente, la mano sinistra si posiziona. Dito 2, secondo tasto della quarta corda, il dito 1 al primo tasto della seconda corda, il dito 4, terzo tasto del mi cantino. Il sole è una corda libera. Mano destra, pollice, medio, anulare, indice, medio, anulare, pollice, medio, anulare, indice, medio, anulare. Battuta numero 3. La battuta numero 4 è esattamente come la battuta numero 2. Il dito 1, primo tasto del mi cantino, quarta, terza, seconda corda, corde libere. Il pollice rimane sempre sulla quarta corda, medio la seconda, anulare prima corda, indice terza corda, medio seconda, anulare prima corda, pollice, medio, anulare, indice, medio, anulare. La battuta numero 3, anzi questa è la battuta numero 4, scusate. Battuta numero 4 era questa, la battuta numero 5 è esattamente come la battuta numero 1. Do maggiore, quindi ci posizioniamo con i due do, mano destra, pollice, medio, anulare, indice, medio, anulare, pollice, medio, anulare, indice, medio, anulare. Queste sono le prime 5 battute, ve le faccio risentire molto molto lentamente. Battuta numero 1. Battuta numero 2. Battuta numero 3. Battuta numero 4. E la battuta numero 5. Ora andiamo a vedere la battuta numero 6, dove portiamo il dito 2 al secondo tasto della quinta corda, la nota è Si. Il dito 4 al terzo tasto della seconda corda, la nota è Re. Il dito 1, primo tasto della terza corda, la nota è Sol diesis. Mano destra, pollice, medio, anulare, indice, medio, anulare. Quinta corda, seconda, prima corda, terza, seconda, prima corda. Battuta numero 6. Battuta numero 7 è un La minore, il dito 1, primo tasto della seconda corda, la nota è Do. Il dito 2, secondo tasto della terza corda, la nota è La. Mi cantino, corda libera. Il pollice della mano destra parte suonando la quinta corda libera. Quinta corda, seconda, prima corda, terza corda, seconda, prima corda,
quinta corda, seconda corda, prima corda, terza, seconda, prima corda. Battuta numero 7. Battuta numero 8. Mettiamo il dito 3 al secondo tasto della seconda corda, la nota è Do diesis. Mi cantino a corda libera. Il Sol, terza corda libera. Il La, nota di partenza, corda libera. Quindi, mano destra, pollice, medio, anulare, indice, medio, anulare, di nuovo il pollice, quinta corda, il medio, l'anulare, l'indice, medio, anulare. Battuta numero 8. Siamo a metà dell'esercizio, partiamo molto lentamente dalla prima battuta. Seconda battuta. Terza battuta. Quarta battuta. Quinta battuta. Sesta battuta. Settima battuta. Ottava battuta. La battuta numero 9, il dito 2 al secondo tasto della terza corda, la nota è La. Il dito 3 al terzo tasto della quarta corda, la nota è Fa. Il dito 4, terzo tasto della seconda corda, la nota è Re. Ecco qui, come vi dicevo, nella battuta 9 l'indice andrà alla quarta corda, il medio alla terza corda e l'anulare suonerà la seconda corda. Il pollice parte con la quinta corda libera. Terza corda, seconda corda, quarta corda, terza corda, seconda corda, quinta corda, terza corda, seconda corda, quarta corda, terza corda, seconda corda. Quindi la battuta numero 9. La battuta numero 10 è un Sol 7. Portiamo il dito 3 al terzo tasto della sesta corda, la nota è Sol. Il Sol, corda libera, ecco qui l'indice ritorna a suonare la terza corda. Il Si, la seconda corda è la corda libera, il dito medio ritorna a suonare la seconda corda. Il dito 1, primo tasto del Mi cantino, la nota è Fa e lo suoniamo con l'anulare della mano destra. Quindi la mano destra ritorna nella posizione di partenza, sesta corda, seconda, prima, terza, seconda, prima corda, sesta corda, seconda, prima, terza, seconda e prima corda. Quindi questa battuta suonerà così. La battuta numero 11 ritorna il Do maggiore, quindi i due Do. Terzo tasto, quinta corda, primo tasto, seconda corda, pollice, quinta corda, medio, anulare, indice, medio, anulare, pollice, medio, anulare, indice, medio, anulare. La battuta numero 12, il dito 3 andrà al terzo tasto della quarta corda, la nota è Fa. Il dito 2, secondo tasto della terza corda, la nota è La. Il dito 3, terzo tasto, seconda corda, la nota è Re. Il dito 1, primo tasto del Mi cantino, la nota è Fa. Il pollice parte dalla quarta corda. Seconda, prima corda, terza, seconda, prima corda. Ancora quarta corda, seconda, prima,
terza, seconda e prima corda. La battuta numero 12. La battuta numero 13, riportiamo il dito 3 al terzo tasto della sesta corda. Il sole è una corda libera, il dito 1, primo tasto della seconda corda, la nota do, mi cantino corda libera. Mano destra, pollice, sesta corda, seconda, prima, terza, seconda, prima corda. Sesta corda, seconda corda, prima corda, terza corda, seconda corda e prima corda. Il dito 3 rimane lì al terzo tasto della sesta corda, il dito 1 si porta al primo tasto del mi cantino. Il sole e il si sono corde libere. Mano destra, sesta, seconda, prima corda, terza, seconda, prima corda. Sesta corda, seconda, prima, terza, seconda e prima corda. Quindi ritorniamo in Do maggiore, la battuta numero 15, ci riposizioniamo in Do maggiore e partiamo col pollice, quinta corda, seconda, prima corda, terza corda, seconda, prima corda, quinta corda, seconda, prima corda, terza corda, seconda e prima corda. La battuta numero 15. La battuta numero 16 è sempre Do maggiore, ma aggiungiamo il dito 2 al secondo tasto della quarta corda, quindi facciamo un Do maggiore completo. Il pollice della mano destra suona quinta e quarta corda e poi sempre col pollice dalla terza corda al mi cantino uno sgranato. Quindi la battuta numero 16, dopo che ci siamo posizionati in Do maggiore completo, quinta, quarta corda, sgranato, terza, seconda e prima corda. Vi faccio risentire la battuta numero 16. Ora riparto dalla battuta numero 9 molto molto lentamente. Battuta numero 9. Battuta numero 10. Numero 11, Do maggiore. Battuta numero 12. Battuta numero 13. La battuta numero 14, Sol 7. Battuta numero 15, Do maggiore. Posizioniamo il Do maggiore completo per la battuta numero 16. Questa era la lezione numero 1 del primo preludio di Ferdinando Carulli. Io vi ringrazio e ci sentiamo per la prossima lezione. Ciao ciao!